L'obiettivo del video di oggi è dare una possibilità al Cerebro, che è una carta che ho sempre schivato, ma so che alla fin fine lì nella community di Marvel Snap, almeno quella che ci compete, quella italiana, c'è qualcuno che non la pensa come me. Quindi io gli voglio dare fiducia, io voglio andare a riprovarlo, anche perché ogni volta a giocare il Cerebro io gli vado ad accostare una lettera, ovvero la lettera C, con un numero che mi ricordano gli androidi di Dragon Ball e quindi boh, nostalgia. Quindi mettiamoci tutti comodi, rilassiamoci e godiamoci il contenuto di Cerebro a due questa volta. Ed è un Cerebro a due particolare perché abbiamo la White Widow ed Elektra. Ora, io queste due carte assieme, io mi diverto. Perché se ci pensate, l'avversario quando va a cluggarsi nella location con il bite della White Widow, mettendo, sperando che mette una carta a costo 1, gliela distruggiamo letteralmente con la grandissima Elektra del bundle. Oh, facciamola sfoggiare, oh, guardate che bella. E poi a pensarci, questo mazzo ha delle varianti belle, come per esempio la Momoko, come per esempio la Pandarte di Storm, che è magnifica, la Tenip, sì, ci sono robe. Dai, andiamo subito a provarlo, anche perché c'ha anche Gus a questo mazzo. E Gus, sappiamo, Diogene. Goliardia ormai, sei Infinite ragazzo, mi sa di no, vero? No, non sei Infinite. Allora, l'unica cosa che forse aggiungerei a questo mazzo, che non so convinto se mettere o aggiungere o meno, è la Rogue. La Rogue perché non abbiamo modo di contestare un ongoing in qualche modo. Adesso intanto io un Anticrawler te lo butterei qui, con tutta la calma possibile del mondo. Adesso possiamo fare subito la White e direi di farla su Westview, magari, in un nuovo campo. Allora, direte voi, perché c'è Nico, visto che molti dei suoi effetti hanno come facoltà quella di cambiare il costo della carta in questione. No, della forza, sorry. Allora, prima di tutto, perché questo è uno degli effetti che adoro di più su questo mazzo, perché alla fine, se ci pensate, metti che prendiamo, che ne so, tipo Nico con Brood copiato in mano, Nico con Cerebro, ci permette di fare cose. Ora, io metterei subito Gus qui, dai. Mi ispira Gus qui. Ok, va bene. Morbius, come io counter un discard? Bella domanda. E sulla star. Allora, diciamo che il Cerebro, la pecca più grande del Cerebro, raga, è quella delle location. Perché ci sono delle location che danno punti forza, come per esempio la Stark Tower, in cui non possiamo andare a buttargli nulla di che. Però già un Cerebro, una mistica qui potrebbero dire la sua cosa. Questo non lo posso utilizzare. E vai con Brood, no? Vai con Brood qui, dai. Vai con Brood sulla base degli Avengers, mi ispira di più. No, 4 possiamo pensare di fare la White. Possiamo pensare di fare la White, a meno che tu proxima lì. Hello Big House, frate, è un cazzo di Goose. Io non so perché mi ispira a fare sta roba, perché poi io turno 5, è vero che lui non gioca nulla, è vero che io non ho Cerebro o Blue Marvel, non c'ho nulla, però chiudergli una location vuol dire veramente fargli veramente del male. Aia, male, dolore fisico. Allora, lui si ferma a 12. Lui su quella location si ferma a 12. Noi copiamo in mano un'altra Storm. Non è che ci interessi particolarmente. Forse devo fare. Devo switchare, vero? Devo switchare. Vedi che mi conveniva switchare. Vedi che mi conveniva switchare. Facciamo. Io devo far Cerebro però. O non giochiamo fondamentalmente nulla. Mettiamo un Nightcrawler qui, così che noi siamo belli tranquilli. E qui magari gli mettiamo una White Widow. Così che poi facciamo, che ne so, tipo Cerebro mistica. Fai robe, capito? Fai robe pesanti. A meno che tu non mi dai Blue Marvel. Se mi dai Blue Marvel, sei un fedente. Partiamo da questo presupposto, dai. Facciamo White Widow. Shuri? Shuri? Shuri no. Shuri è brutto. All systems go. Ok. Io come vinco sulla Stark Tower? Io non vinco sulla Stark Tower, ma mai nella vita. Perché io vinco qui. Dio, c'è anche Elektra però. C'è anche Elektra, regà. Io posso far così e chiudere tutto. Chiudere tutto il cerchio. Vediamo. Vediamo se riesce sta roba. Intanto gli togliamo Blade, che alla fine è una 5. Cioè, gli facciamo del male fisico a sto ragazzo maledetto. Però io sono curioso di vedere perché lui c'ha Shuri. Shuri, chi gliel'ha data? Eric Carrier. Sorry. Ma chi è? Modok. Apocalisse. Mi sa che non vinco per Morbius. Quanto ammonta? 18. Non ci arrivo mai. Ma non ci arrivo mai. A quanto ammonta tutto? 16. Non ci arrivo mai.
Un'altra prossima gli ha dato. Oh, vabbè, poesia, un'altra prossima droppata esattamente dalle Ligarie. Questa è veramente poesia. Avevamo vinto, raga. Avevamo letteralmente vinto perché qui con Modok lui non ci arrivava. Vabbè, dai, ci sta. Però abbiamo capito la potenzialità del mazzo. Può dire la sua all'interno di... Cioè, a parte tutto che non vedevo un discard veramente da un mese bello e buono. Però, parve snap, raga. Alex Shelby, te piacesse? Vasca di clonazione. Ok, Nightcrawler qui, sporadico magari. Vasca di clonazione come lo potremmo sfruttare? Con Cerebro? Magari. Io spero che non ci dia nessuna location che possa dare un contributo alla forza importante. Kill. Però, volendo, noi ci abbiamo Shadow King. Bello. Allora, lì io farei Brood subito. Su Kill io farei Brood subito. E Goose qui, magari. Oppure facciamo Goose e Goose. Però poi io non posso giocare a Blue Marvel. Vero? Io non posso giocare a Blue Marvel. Va bene, Goose qui. Così che, anzitutto, lui c'ha visione. Non lo può giocare su Basket Donazione. Non può giocare Hulk. Non può giocare robe su Basket Donazione. Siamo coperti. Malissimo. Malissimo. Però Brood qui intanto è la play migliore che noi possiamo fare. No, raga, sorry, scherzavo. C'è Electra qui. C'è Electra qui, devo togliergli quella Kitty Pride maledetta. Dai, devo toglierla. Devo toglierla e poi io farei... Che ne so. Magari... Goose qui. Anche se non lo voglio fare perché so benissimo mi farà pescare Blue Marvel. Io non lo posso giocare Blue Marvel. Però tentiamola così, dai, tentiamola così. Oh, devi darmi Cerebro, ragazzo. Devi darmi Cerebro. Bello, bellissima sta roba. Bello. Sì, ci sta, pulito. Pulito, ci sta. Dai, Brood qui e non se ne parla più. Ok. Ok, 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 ok. Parliamone. Vediamo. Bello il bite. Bellissimo il bite. È bellissimo il bite. E dai, facciamo così. Bello, 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 bello. Capito perché Elettra è utile? Anche perché stanno girando una miriade di Kitty, quindi con Loki. Cioè, ormai si usa, anch'io l'ho giocata Kitty, Angela e Elsa Blossom e Loki. Quindi possiamo spingere su questo fattore. E poi diverte... Bella... Vabbè, tralasciando i nomi dei ragazzi che fanno sempre più ridere. E... Perfetto, il piccolo location che ci fa veramente male. Olè, è completato tutto. Regà, io penso che non è mai successo che io arrivassi così fino in fondo in un pass. Dai, facciamo contenuto. Dammi una variante e non se ne parla più. E poi riprendiamo i game. Tutti boost. Vabbè. Vabbè, regà, dai. A parte tutto che è veramente basso la possibilità che ti possa uscire una variante da quelle immondizie lì, di quelle casse che sono messe lì così per il meme. Ma io chiedo a voi, ma se lungassero il pass? Perché effettivamente, chi compra il pass di Marvel Snap effettivamente è una persona che gioca. Ecco qua, la Battle of Shuri. Vabbè, ci abbiamo Shadow King nel mazzo, non è questo un problema. E... Che famo? Famo sinistro. Famo sinistro e basta. X23 White Widow che gli ha dato Daily Bugle. Ok. Vabbè, lui è un destroy e noi no. Allora, qual è il punto del destroy? Il punto del destroy è che Goose qui mi gusta, X23 qui mi gusta. E basta. Fermiamoci così. Wolverine. Sapete, qui vasche di clonazione poteva essere worth con Shadow King, ma ancora non me l'ha dato. Ok. Io devo togliere laboratorio di Shuri. Urge togliere laboratorio di Shuri. Urge togliere laboratorio di Shuri. Io farei una roba del genere, tipo. E non ne parliamo più. Ok. Ti mangi tipo Regno dei Morti. Washington, vabbè, Washington non mi dispiace. Ok. Va bene così, va bene così, va bene così. Io come lo batto, tipo, Knull? Non lo posso mai battere. Ha detto, come lo batto? Non lo posso mai battere. Quindi diciamo che capitiamo veramente molto male contro un Destroy, eh? Tosta. Tosta, eh? Tosta. Blue Marvel qui, intanto ti chiudi. Intanto ti chiudi e poi valuti se fare Brood. Brood qui non lo posso fare perché si potenziano tutte le robe. Però non ho Cerebro, quindi chi mi impone di non fare robe?
Io Blue Marvel qui lo devo posizionare per forza. Prima di tutto. Ok. Nova Killmonger. Killmonger, perfetto. Ci libriamo anche uno slottino. Ok. Allora, X23, dove vai? Tornami un attimo sul Daily Bugle. Perfetta, ragazza. Ok. Il problema è che lui ci ha detta zero. Lui ci ha detta zero come minimo. Cerebro. Cerebro, frate. Cerebro Wart. Cerebro Wart, ma parliamone. Parliamone perché c'è Washington. Io devo puntare a due location. Devo puntare esattamente a due location, ovvero a questo fattore qui. È brutto da dire, ma sì. Io non so se ma non basterà mai. Non basterà mai. Cioè, non mi ha dato neanche Shadow King in questo game, frate. Io come pretendi che ti vinco il game? È vero che faccio una ventina di punti lì, ma non basta. All hail Hydra. È stupido. Bella play. Bella play, ragazzo. Veramente da fantacalcio. Veramente da fantacalcio. Hai letteralmente vinto con 86 punti. Un altro. Ma basta. Ma basta così. 50 di oro che me li metto tutti su per il culo. Ah, tra l'altro hanno messo l'album di Kim Jacinto, regà. Che sono una follia quelle variante. Mi fate sapere qui sotto qual è la vostra variante preferita, per favore. Perché ho visto un Nightcrawler che è una follia. Sentry mi piace. Ma anche Shang, ma io c'ho la pandart di Shang, raga, io c'ho la pandart, quindi mi sa che non lo prendo. Però Nightcrawler mi piacerebbe. È figa pure la mia, eh. Però lui è un 1000, eh. Attenzione che lui è un 1000. Attenzione che lui è un 1000. Noi facciamo Mister Sinistro e vai con Dio. Però, alla fin fine, aspetta, io Yugusa aspetterei un attimo a farlo. Cable. Cable può dire veramente tante cose. Io spero che... Ha preso Shadow King alla fin fine, che è quella carta che non mi può dare rogne. Isola del silenzio. Ok. Ora. E mi sa che mi conviene fare una roba. Mi sa che mi conviene fare una roba. Io devo pescare carte. Quindi facciamo Nico qui. Facciamo il Bite qui, magari. Anzi, ci portiamo avanti con la strategia di Electra. White Widow lì. Frate, ma se tu mi dai Brood, noi la killiamo. Quel game la killiamo. Ok? Brood, ok. Brood va benissimo così. Ok, allora, lui si andrà a chiudere. Si andrà a chiudere e tu fai Brood Electra. Turno 5, Blue Marvel. Turno 6, Cerebro. Ok, dimmi che quello... Allora, non può essere il Doc. Che non può essere il Doc. Ok, 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 ok. C'è Luke Cage, va bene. C'è Luke Cage. Shadow King. Buongiornissimo, ragazzo. Allora, Blue Marvel. Blue Marvel può darmi parecchie soddisfazioni. Perché può darmi parecchie soddisfazioni. Oppure noi possiamo fare un Goose, un Cerebro. Però poi non posso giocare la mistica. Qui non posso giocare la mistica. Io ho solamente una carta da pescare e quella è Storm. Io andrò a fare Shadow King e via. Oh, Goose gli dà parecchie rogne, frate. Goose gli dà parecchie rogne. Cioè, capito? Ma quello è cosa? Ok, Black Bolt. Va bene Black Bolt. C'è una statue importante lui. Ah, non ho carte perché giustamente... Ok, ok. Quindi se io gioco Blue Marvel mi sfalda tutto. Perfetto. Giochiamo solamente la mistica. Anzi, non giochiamo nulla. Però ho perso, raga. L'ho perso. Peccato perché era una bella play. Peccato che era un bel game. Era un bel game. Prometti che si ritira perché lui pensa che noi abbiamo carte potenti. Non si ritirerà mai. Baron Zemo.
5 Stadium and chiusura con Shocking. Oh, diciamo che il potenziale ce l'ha, però non si applica. Veramente, forse era la volta buona che io rivalutavo il Cerebro, però boh, raga, non lo so, alla fine è troppo legato ai campi. Però una cosa ve la posso dire, a parte che non so perché c'è il telecomando dei LED, questa volta è andata decisamente meglio delle altre volte che ho preso il Cerebro in mano. Quindi io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Bella.